Ma buondì a tutti amici di Doppia Frizione e bentornati in questo nuovo video. Oggi faremo la reaction degli incidenti che sono accaduti al Rally di Monte Carlo per la maggior parte del video e poi da tutto il resto del mondo. Quindi direi che possiamo iniziare con i video. Come sempre abbiamo le nostre cuffie e partiamo subito. Qui per strada, Rally di Monte Carlo. Oh! Porca vacca! Questo qui è scemo però, cioè, doveva aspettarselo. Vabbè, comunque, passiamo ad altro rally. Ah! Dritto! È un botto! Ha lasciato il muso lì. Oh mio Dio, un DS3, se c'era qualcuno in quella curva lo uccideva. Guarda la gente che corre. Ok, qui C3. Ok, inchiodata, pesante. Oh, fuori! Questi non li avevo comunque mai visti. A parte qualcuno da Facebook. Oh mio Dio! È sceso giù dalla collina! Ok, sempre neve, ghiaccio di notte, quindi non è molto bello. Che mi sembra una Hyundai, e infatti è una Hyundai. Ah, è Navircash. Non è bello vedere il proprio idolo uscire così. Non è proprio bello. Vabbè, passiamo a un altro video. Ovviamente sempre quella curva maledetta. Una Fiesta, anche lei. Non riesce. Il ghiaccio è bastardo in queste prove. Sempre problemi in quella curva, questa volta è un C3. Guarda, è Ah, stavolta è Brin. Si vede il nome. Guarda la gente! Vai, 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 vai! Non riesce a trovare trazione. Ok, ci è riuscito. Ok, altro video. Questo qui è un sci che esce di strada. Qui non è stato molto furbo, cioè, perché poteva benissimo fare retromarcia e non avrebbe perso tutto sto tempo. Oh mio Dio! Ok, questo è brutto. Ok, da un'altra angolazione magari. Oh! Mamma mia! C'era un po' di sporco nella curva. Ah, qui da sopra addirittura. Oh, mamma mia, che male. Tra l'altro, un I20 in un WRC Plus e un R5. Ok, Yaris. Rabbi sarà. Oh, fuori. Fuori pista. Sulla collinetta dove c'erano addirittura le persone. Quindi non è bello. Quando ti arriva una macchina. Oh, porca vacca, ha fatto il pelo. Mamma mia, ok. Ah, frenato. Oh, mamma mia. Si è ripreso benissimo. Ok. R5 Fiesta. Qua dietro. Oh, 208 drittissimo. Madonna, sembrava che non avesse lo sterzo addirittura. Ok. Yaris. Ah, dritto. Questo qui dovrebbe essere l'Atva. Forse sì, l'Atva, perché mi ricordo che ha fatto un dritto così. Un'altra Yaris. E questo qui è Lappi, oltretutto, quindi hanno fatto 1-1. Madonna! Uno davanti all'altro. Ok, Fiesta. Ah, muretto. Ah, un italiano addirittura, cos'è? Non lo so. Oh, drittissimo qua! Quando sta curva Villa Renault Twingo. Mamma mia, questo qui proprio non è riuscito a girare proprio. Non ha DS3. Questo qui è proprio in testa coda devastante. Ok, altro C3. Mick che va contro il muro di neve. Da lì è difficile. C2. Tanto il tipo si chiama Fortunato da quello che ho visto, quindi diciamo che. Ok, 208. Questo
Questa mi sembra la stessa curva in cui l'anno scorso Andolfi aveva distrutto il 124. Forse quella. Con un po' meno di neve l'anno scorso, però sempre ghiaccio c'è. Ok. C3, attack e boom, rimane lì. C3 e tutti, niente. Una mossa di wrestling l'ha buttato giù con una crossline. Attenzione, no cane, no cane, mai, oh mio dio, lui è un mito. Lui è un grande. Ha fatto anche la scalata addirittura. Oddio, oggi. Wow. Madonna. È bellissimo vedere queste macchine proprio a pieno regime, con queste condizioni, andare ad una velocità incredibile. Veramente. Mamma mia. Qui è la sesta piena, eh. Oh, stavo per fare la stessa fine della Hyundai. Oh mio dio! E via! Ma sì! Grande! Va bene così, si gira per lo spettacolo, no? Yaris! Ok, passaggio molto pulito. E una Skoda R5, ovviamente, Skoda Fabia R5. E ha preso una piccola botta, addirittura di traversissimo qua. Va. E la sale dritta, lui va. Ma di traverso. Per farvi capire solamente quanta ghiaccio c'è. Ah, ok, altra toccatina. Tranquillissima. Il tipo a sinistra si è preso una lavata di neve. Oh, Copeschi lo conosco. Ha avuto un anno. Schiato, chi ha sordo? No, mica il Sam. Lui? Max attack! Va bene? Clio. Vecchio Clio. Sporco, parte sporco, oh mio dio, tiene. No, niente. È andato giù di pendolo e alla fine Nerettino non era più tenuta. Cosa sta facendo? Perché? Oh, Gesù. Oh, lago, laghetto. Riesce ancora ad uscire? Ma cosa sta facendo? Fermati, ok. Oh, Ford Escort con dietro un 205. Quindi il posteriore contro anteriore. Immagino già chi andrà fuori. Però non si usa mai. Infatti. Tum. E via, cappottone. Oh, Subarino. Sai che abbiamo cambiato rally? Sai che siamo in Svezia? Swedish Rally, infatti. Oh, Volvo senza livree. Così, che fa un rally. Quanto sarebbe bello fare un rally in Svezia. Porca vacca, vanno con le auto stock, praticamente. Bellissimo. Ok, passiamo al GT. Oh. Ok, AMG ha preso la curva troppo stretta. Probabilmente non è andato bene ai freni, ok, R8 che è... Ah, oh, questa qui è brutta. Mustang non ha più il posteriore. Aston Martin aveva completamente... Oh mio dio, ma sei scemo. No, vabbè, ma il tipo con l'Audi poteva anche vederlo, eh. Ma dio, poteva finire veramente male. Non ha più la ruota. From Corey Ferguson's McLaren, then Scott Maxwell. Ok, lo accerchiano praticamente. Ah, R8 di nuovo. Bruttissimo rimanere lì in curva. Ah, quasi preso la R8. Ah, ha preso l'altro Audi. Oh, e poi ha preso anche un altro. È brutto quando... niente. Finita la gara per lui. Adesso si vede da un'altra prospettiva.
Mamma mia, si è anche alzata addirittura, perché a ruota ha fatto perno sotto la macchina e si è alzata. Ok, passiamo al monoposto, da quanto vedo. Lui non ha nemmeno provato a frenare, probabilmente è il problema. Ok, mi sembra una 24 ore. Ora, Porsche contro le barriere. Oh, qui c'è per la Mazda un brutto problema di scintille e fuoco. Ok, il pilota sta uscendo, meno male. Ah, forse è la Daytona 24 ore. Sì, c'è scritto sopra, sono scemo. Ok, 458 contro le barriere. Ok, passiamo a un altro, a completamente un altro sport. Probabilmente sono auto classiche, cioè auto da corsa classiche. Oh, e niente, si portano tranquillamente fuori dalla pista. Formula 5000. Ok, i due su. Oh, ah, beh, si sono toccati ovviamente con le ruote scoperte, sì. Ci si gira molto più facilmente. Ok, passiamo all'off-road. Oh, mica, ha distrutto tutta la recensione. Ok, credo che sia quasi finito il video. Qui c'è una C1. Oh, Gesù, Gesù, Gesù. C1, C1. Oh, questo è brutto. Oddio, giù per il fiume e via! È sempre la stessa C1. Vabbè, era una piccola chicca. Non so per quale motivo di questa C1 che va fuori due volte. Comunque, anche per quest'oggi il video è finito. È durato un po' di più del solito, perché comunque a Monte Carlo ci sono stati tanti incidenti, tante uscite di pista. E niente. Io vi rimando a Doppia Frizione News, che esce ogni sabato, e questo video lo sto registrando dopo il Doppia Frizione News, quindi se vedete la stessa maglia è per quello. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video.